Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati finalmente in un nuovo Cucina con Ciccio. Siamo sempre con nonna Yolanda. Ciao. Ok, tra l'altro questa volta stiamo registrando con S4. C'ho anche il microfono qua, tutto professionale. Oggi che cosa facciamo? Raccontami. Facciamo le castagnole. Facciamo le castagnole, giusto? Sì. Puoi anche parlare un pochino più forte, non ti preoccupare. Va bene. Va bene, perfetto. Allora, le castagnole, ho anche dette... castagnole, perfetto, procediamo. Che cosa ci serve prima di fare tutto ciò? Che ci serve? La farina. Ok, quindi farina 00. Sì. Sale, zucchero, uova, lievito. E frumina. Frumina. E che è la cugina di? È sempre come la fecola di patate. La fecola di patate, praticamente. E poi a piacere un po' di liquore, noi ci metteremo il brandy. D'accordo? Il primo passo qual è? Mettere la farina a fontana. A fontana, la farina a fontana, ci penso io con la farina, nonna, sai che? Devi pesare... Quanto? Quanti? 275 grammi. 275? Sì. Passami a bilancia. Scusate, eh. Mette lo zero perché è così. Sì? Lascia? Ok, mettiamo. Quindi due... Quindi mi hai detto 275? Ok, aspetta che ho riazzerato tutto. Sopra, certo, 200 certo, e poi lo mette senza due. Guarda, 275 200... 275 stai calma, 278 va bene dai, insomma, va bene uguale. Mettiamo qua e ho fatto anche piano questo giro, hai visto che bravo? Devo prendere un cucchiaio, bravo. Allora vedi che c'avevo ragione, che mancava qualcosa. E fallo con le mani, fallo come sei sempre abbi, che famo i... Va bene. Quante allora, uova? No, devi pesare 75 grammi di frumina. Che sarebbe la cugina di? Della fecola di patate. Ah, ok. È di Niles. Quindi mi hai detto 75? Sì, 75 grammi. E non è troppa? No. Vengono belle toste? No, vengono più soffice. Con la frumina? E certo. Metto sopra? Sì. Sì, sì, quindi mettiamo la frumina, eccola qua, ok? Poi, 75 grammi di burro. E come ho peso 75 grammi di burro? Tu, vedi, mettilo prima sopra, e vedi quanto ne è. E poi ce ne è 86. Vabbè, lei ma che cazzo ce ne frega? No, guarda, eccolo, l'ho tolto, guarda. No, è poco quello, leva un altro pezzetto. 80, no, 79. Ah no, ma so... Così andiamo sotto? No. Dai. Come no? 70. Ma dai, mo dimmi che va bene. Dai, metà di quello ci voglio sopra. Ah, mo va bene. Questo ci fa schifo. E quindi non lo metteremo. Basta. Giusto? Certo. Quindi fate a pezzettini. Questo non lo mettiamo. A temperatura ambiente. Burro a temperatura ambiente, spezzettate così, un po' alla cazzum come viene. Dovreste vederlo tra l'altro, spero di sì. Poi metti 75 grammi di zucchero. 75 grammi di zucchero. Sì. Mi scusi, eh. Quindi lei mi dice 75 grammi. Sì. Aspetti che ho spento. Così almeno. Aspetti, perché a me zuccherate non mi piacciono tanto, devo essere sincero, No, ma la dose è giusta. Ma la dose è giusta. Questi sono troppi, quindi ne togliamo un po'. Metto qua, Sì. Ok. Basta. Mettiamo una bustina di vanillina. Ok, che è la cugina di? Che sapete, di aromi come il lievito di quello più dolce. Il pane degli angeli? Sì. Mi raccomando. Vediamo con quale delicatezza apre la bustina. Veramente dovrebbe andare tutto setacciato. Ma noi? Lo vedo. Ma noi che ce frega se setaccia la roba? Faccio io, no, ma mica per niente, perché comunque c'è 30 minuti di autonomia. Ok. Spolveralo sopra. Ok, spolveralo sopra.
Tiè, guarda che cascata che ti ho fatto, no? Sì. Tra l'altro spero che il telefono di mio fratello regga la registrazione, perché sennò poi passeremo. Un cucchiaio, una forchetta, che cosa? Io non ho preso niente. Un cucchiaio, per favore. Però quando lo dico io mai, eh? E anche la forchetta. La procede? Ma che sì che procede. Quindi cucchiaio. Cucchiaio e forchetta. Con calma che la casca tutto. Allora, il brandy, quanto ce ne va? 3-4 cucchiai. Da, faccio io, che faccio le cose fatte bene. Eh sì, perché io sto ricoglionita, oh, scusate. No, no, faccio le cose fatte bene. Allora, 1, 2, 3. Guarda quanto ce ne stai a mettere. 4, mi hai detto? Vabbè, ma abbonda il cucchiaio così, dai. Ancora? No. Ah, pensavo abbonda. Abbonda 3, il cucchiaio abbonda troppo. Sciapa. Vabbè, saranno 3 cucchiai piccoli. Beh, poi schiacciamo il burro. Sì. Dentro il brandy. Ah, il burro proprio. Sì. Però questo te lo metto là. Guarda che bravo questo. Sì. Guarda. Guarda che bravo, eh. Guarda. Hai visto che bravo che sei? Lo so, ho visto. E quindi? Intrattieni, di qualche aneddoto. Poi... No, poi devo mettere... Oh, chi se ne frega? No, lo zucchero a velo. Zucchero a velo, quanto? Sempre 75 grammi. Ok, quindi... Ecco, lei se lo mette lo stilante. Ma è già 75? Sì. Siamo sicuri? Sì. Non è che ci trollano? Zucchero a velo. Sì. Ok. Per quante porzioni stiamo? Per quante persone? Oddio, su questa porzione vengono una quarantina di castagnole. Quindi? Ma... Per le famiglie romane? Sì, che ce fai? E che ce fai? Ma effettivamente 40 castagnole, una tira l'altra, 4 persone. E vabbè. Per assaggiarle. Certo. Perché se viene bene la ricetta poi le fate l'altra. Certo. Ok. Quindi procediamo. Procediamo nell'impasto, schiacciamo bene il burro, con sì. Lo zucchero, il brandy, sì. La vanillina. Sì. Sia calma. Mettiamo anche un po' di lievito. Che fa bene. Dolci. Sì. Sempre pane di angeli. Quanti? Ma una mezza bustina. Una mezza bustina, quella che capita. Non è che ce ne frega tanto a noi. Mezza era bustina. Già era. Aperta. Ok. Ok, e poi ci dobbiamo mettere le uova. Sì, ok. Un attimo. Perché se nel burro non si schiaccia bene. Se non si schiaccia bene il burro? Se prendi la parte più grassa e la parte più magra. Non è giusto. A tutti la loro parte di grasso, per favore. Certo. Allora, quante uova? 2 uova. Ma sono di allevamento biologico o terremotate? No, sono quelle che abbiamo raccolto per terra. E quindi biologiche. Quindi noi abbiamo le galline per terra. Ok, 1 e 2. E 2. Senza goccia magari, no? Ok. Anche se rendeva il tutto un po' più croccante, insomma, poi dipende da come vi piacciono. E ok. Si continua. Questo. Aneddoti? Partiamo ancora? No, ancora? Ancora, adesso qui così. Sì. Ok, quindi ti butto pure un po' di farina. Sì, aiuta. No, guarda che roba, va. Meno male che ci sto io, perché sennò col cazzo che si mangiava nei castagnole. Certo. Che poi tra l'altro, in realtà, le castagnole cosa portano? Che festività portano? È carnevale. Hai capito? Carnevale quando è stanno? È già entrato. Il 17 di febbraio finisce. E perché non ha bussato? Perché non hai sentito. Tu hai sentito? No. E allora perché sta a fare castagnole? Perché è una ricorrenza. È una ricorrenza, quindi si fa. Quindi mi raccomando, anche se non sentite carnevale che bussa le porte, insomma, fatelo entrare uguale. È tipo Ascanio o qualcosa del genere. Tu conosci Ascanio? No. Poi. Per la prossima, l'8 di gennaio te lo presento. E quindi adesso si impasta. D'accordo? Perché l'impasto è quello duro. Non è come le frittelle. No. No. Proprio è morbido. È morbido. È morbido. Mica che fai la pastella. Eh sì. Siamo scemi? Però, mi sbaglio, tu fai anche una ricetta con le pastelle, l'uvetta. Sì, però quelle sono altri cazzi. Un'altra ricetta. Un'altra ricetta che si chiamano? Le frittelle.
frittelle con l'uvetta. Frittelle con l'uvetta. Ma i frittelle? E invece i frittelle salate? Ma che fai, i tozzetti? Si chiamano tozzetti. Ma mica frittelle quelle. Ah, no, io pensavo che se fossero frittelle salate. Quelle si fanno al forno. Al forno. E se io voglio fritte? Facciamo le chiacchiere salate. Le chiacchiere salate, che sarebbero? Frappe. E frappe. Però le abbiamo già fatte l'altro anno, le frappe. Sto giro fammi le castagnole. E certo. Ok, visto. Adesso mettiamo l'olio. Sì. Lo facciamo riscaldare. Ok. E poi andiamo in frittura. Dammi un po' di farina, per favore. Ok. Ma così... così intera va fritta e poi escono le castagnole da sole? Vabbè. Ah, dicevo io. Quindi c'è sta un altro passaggio prima. Ma come? Tipo gnocchi. Quindi prima vanno fatti i bastoncini. Certo. Perché non lo dici? Perché tu che stai a fare? Mi devi aiutare, no. Dillo, no? Ma lo dico, ti sto facendo delle domande così almeno sappiamo. Quando capisci che è pronto l'impasto? Quando che l'hai lavorata un pochino. Ma tipo? Senti, è bella liscia. Non prende più farina, che cosa? No, la farina se ce la metti a voglia quanta se ne prende. Ah sì? Ma finché non c'è le mani umide, non lo so, qualcosa di tecnico? Non deve attaccato le mani. Ah, allora vedete, c'è il trucco. Non deve rimanere attaccato le mani e poi è pronto l'impasto, giusto? Ok. Allora, diamo una pulita. Che a noi il bancone ce va pulito, giustamente. Quindi metti tutto qua. Oh, ok, bancone pulito. Bancone pulito. E iniziamo. Mezza in cula, va bene. Andiamo avanti. Ok, bancone pulito, cuoco pulito. Vabbè. I picci sono stati levati, no? No, giusto. Quindi fate un bel serpentone. Speriamo che sto riprendendo il serpentone. Ok. Quindi fate tutte trecce. No, che trecce? Fate tutti i rotolini. Ok. Rotolini. Ok. Tipo gnocchi. Poi faremo anche i gnocchi. Certo. E certo. Quanto fini? Vabbè. Tipo? 2-3 centimetri così, basta. Basta. Sì. Quanto grosse ste castagnole? Piccole o le fai grosse? No, le smaldi, non è che vengono tanto proprio... Beh, dipende uno come le taglia. Certo. Ok, quindi praticamente le lasciamo così, non le lavoriamo a palletta? No, no, no. So pronte così. Queste poi quando che crescono, se gonfiano e diventano... Tanto dopo glielo facciamo vedere quando si gonfiano, quindi andiamo avanti. Incredibile. Incredibile. Proprio incredibile. Perché sei incredibile? Eh? Perché è incredibile? Così, per di qualcosa. Ah, ecco. Va bene? Sì, sì. Ok. Queste sai che si possono fare pure con l'amarena dentro? Allora, in realtà io e mio fratello abbiamo assaggiato queste con l'amarena, il pistacchio e si possono fare anche col cioccolato. Ovviamente mettete questi ingredienti singolarmente nell'impasto in lavorazione, diventano verdi, marroni o rosse, dipende da quello che volete insomma, e sono buonissime. Solamente che se andate al forno o al bar a comprarle, quanti di questi partono? Saranno 13 o 14 euro al chilo. Hai capito? Invece se volete fare un chilo di queste a casa, 2 euro 3. Meh. Comunque avete capito che più o meno si risparmia, no? A casa si risparmia tutto. E poi se le fai a casa sono anche più buone. Inutile dirlo, no? Ci stanno meno olio, ci stanno meno olio, ci stanno dei grossi più salutari dentro. Perché dentro poi a quelle là ci metteranno pure dei conservanti, additivi, non lo so, insomma, no? Ma perché hai detto meno olio due volte? Perché? Era per sottolineare l'importanza del meno olio? Certo. E poi bisogna vedere pure con che olio lo friggono. Ah, mica ci inculano a noi! Perché metti caso che hanno usato l'olio, che ne so, quello del motore della macchina. Dai, prendi un recipiente col bordo alto. Per frittura, intendi? Sì, per frittura. Quindi, adesso noi le abbiamo fatte. Andiamo in frittura e vi facciamo vedere. Parti. Bene! Siamo arrivati al momento della friggitura, vediamo, eccola qua, vedete l'olio bello caldo, prendete le vostre castagnole e ce le mettete dentro. Ah, mamma mia, qua solo i mi piace si sprecano,
Si sprecano e mi piace. Si sente un profumo. Ovvio, attenzione a non mettere troppe castagnole, perché sennò si abbassa la temperatura dell'olio e poi le... non dico le buttate via, ma si impregnano d'olio. Ecco, così direi che abbasta, così abbasta. Tante due, se sa. E nonne. Basta, lascia fare. Lascia fare. Guardate come si stanno brunendo, ragazzi. Guardate che belle. Guardate che belle. Nonna, ma vuoi che ti prendo lo scolapasta quell'altro? No. Ma falle cuocere un altro po'? No. No. No, vanno bene così. Guardate qua. Ah, belle. Profumate. Poi perché, scusa, le stai mettendo qua che abbiamo la carta per l'olio di là? Vabbè, queste le usiamo come assaggio. Guarda, guarda. Ah, che belle. Ma che belle. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Togli, togli. Aspetta un attimo. Ma fai l'assaggio? No, non so cotte bene. Non so cotte bene. Allora sai che facciamo? Abbassiamo un pochino l'olio. Sì. Abbassiamo un pochino l'olio. Fai così, belle brunite. Così siamo tutti più contenti, perché ogni volta che uno fa queste cose, a me quelle più cotte, a me quelle più cotte, e poi quelle poco cotte non si mangia nessuno. Ok, intanto qua noi ce ne abbiamo due, una per me, una per nonna, aspettiamo che se... Ah, guarda che roba. Guarda che roba. Ok. Ho fatto il più piccolo, così almeno assaggiamo tutti. Eh sì. Ok. E per esempio l'olio nostro era un po' troppo caldo, ora l'abbiamo abbassato, così almeno non ci sono problemi. Mettiamo le altre. Ok. Allora, intanto io procedo all'assaggio. Mi riprendo, Patrizia, mi sto riprendendo bene? No. Così? Eccole qua, castagnole fatte in casa da Ciccio Gamer 89 e da nonna Yolanda. Il profumo è delicious, proprio... vediamo un po' se... Ovviamente quello che mette un po' di caffè. Perché se non si chiude non si sente il sapore del brandy, proprio buone. Proprio buone. Ne faccio un altro perché se sa mai. Ma che vi sto di? Mamma mia. Signori, la Ciccio Gamer 89, nonna Yolanda è tutto. Buone? Ok. Bella, raga. Io me la mangio un'altra.